Ragazzi, buongiorno. Oggi siamo qua al parco per parlare dell'argomento di cui ho già parlato ieri, però oggi vi farò vedere nella pratica cosa intendevo, vi farò vedere proprio i movimenti dettati, li vedrete proprio negli occhi stessi, con i vostri occhi, per capire qual è l'argomento, dato che oggi riprende Franco, dato che oggi c'è Franco come garante mio personale. Siamo in un altro parco, ovviamente il nostro parco amato. Guarda che bello che il solito cioè, parco. Respira proprio aria qua, che poi qua arriva la gente, sono belli quelli che arrivano qua, mezzi scazzati, vogliono mettere la musica solo per darmi fastidio. Sì. Dai, mettere la arrivate. Che bello carico. Allora, noi siamo carichi. Di cosa parlavamo ieri nel video scorso, quindi il video prima di questo? Ho parlato del CrossFit, di come sia scorretto come sport e praticato male da moltissimi atleti. Perché, Franco, ti faccio un attimino un sunto, faccio un sunto a tutti e poi andiamo a vedere nella pratica le cose, ci le vediamo nella pratica. Nel CrossFit si eseguono i keep. Il keep non è sbagliato, il keep è un metodo, ma come dico sempre, perché il CrossFit a mio parere non è ben praticato da tutte le persone. Io tutte le persone che vedo non praticano bene CrossFit, non sono reali atleti di CrossFit, sono delle persone che fanno dei movimenti a cazzo, come ci sono anche nel calisthenics, ma nel CrossFit c'è un maggior rischio di infortuni, perché a differenza del calisthenics, dove se uno prova a fare una trazione, metodo calisthenics, quindi trazione di forza, sì, se riesce, ce l'hai è bene, se no blocca qua, no. Poi vabbè, c'è chi ovviamente cerca di barare, quindi salta, arriva qua, così, e lì subentra anche il concetto di cui oggi andrò a parlare. Allora, perché dico che ci vuole una base di forza nel CrossFit? Perché anche se uno va ad eseguire un keeping pull-up, che non richiede forza, un keeping pull-up, Franco, guarda, facciamo di qua, c'è bella luce, guarda che bella ragnatela, c'è una tarantola qua. Allora, io non so farlo, però è giusto per intenderci, ok? Una roba di questo tipo qua, che per inerzia mi porto su. Scusate, la tecnica, non so farla. Beh, ragazzi, non so fare la tecnica, comunque sia una roba del genere, che col gesto tecnico vado a minimizzare lo sforzo fisico, quasi a renderlo nullo, ok? Perché poi ci sono persone che sanno fare questi movimenti senza avere le trazioni di forza. Perché però bisognerebbe avere le trazioni di forza per poter poi praticare questo movimento? Perché supponiamo che durante questa esecuzione qua, ma anche se uno lo esegue correttamente, mo ci arriviamo, durante questa esecuzione qua sbaglio la tecnica e mi blocco qua, ok? Oppure comunque sia, vado a sbagliare un qualcosa durante il movimento, è come se io nel momento stesso in cui mi bloccassi, cioè i miei muscoli percepissero di colpo tutto il carico della trazione che non percepiscono durante la fase dinamica per l'inerzia del movimento. Questo cosa vuol dire? Che se io non riesco a fare questo, una trazione, ma mi ci ritrovo di colpo senza avere una preparazione per via di un movimento dinamico, quindi arrivo qua e mi trovo qua, i miei muscoli non pronti vanno a subire subito tutto il carico, e cosa avviene? Infortunio, contratture, avvengono dei rischi, mi okay? Spezzate. Questa qua è proprio poca serietà atletica fare una roba del genere. Questa è colpa dei coach, così come anche nel calisthenics, che volendo marciare sul marketing dello sport, cioè volendo proprio ingranare, ok, per far fare alle persone cose, anche se non sono pronte, perché ovviamente ci va preparazione per tutto, ragazzi, per ogni cosa ci va preparazione e ci va tempo da dedicarci. Le persone non hanno pazienza, le persone non piace faticare, non gli piace focus. Dedicarsi, il focus mentale, ci va veramente la passione. Quindi prima bisognerebbe fare una fase di forza, imparare il movimento. Una volta preso il movimento di forza, voi avete tutti gli angoli di controllo, lo controllate tutto. Se anche andate a fare mille ripetute così, ma avete le trazioni, uno, casomai vi trovate nella situazione in cui vi bloccate, siete in grado di controllarlo. Due, non incorrete in nessun dolore, non sono infortuni, la tecnica è corretta. Perché poi io, pur non essendo uno specialista del CrossFit e non conoscendo se la tecnica è corretta o meno, dubito che le tecniche di chi non sa eseguire un pull-up, come lo chiamate voi, come si chiama, strict, lo sappia fare bene kippato. Per forza di cosa avrà qualche inghippo nel problema. E io sono qua, ovviamente da non crossfighter, ad aiutarvi, anche perché cos'altro è che kippa? Pure CrossFit, via. Cioè, ma perché poi diventa veramente un blocco mentale, inizia a kippare tutto, pure il deadlift fanno male. I più veloci. Ma ragazzi, allora, l'esecuzione di gara è una cosa, e ovviamente lì allora trovate la tecnica per farlo. Ma io tutti questi qua così, cioè veramente Banfoni. Vorrei vederli in gara contro uno che magari pratica calisthenics, ok, contro di me, no? Un crossfighter medio che allena i movimenti di trazione kippata senza allenare mai quelli di forza. Gli voglio dimostrare che in realtà è più veloce uno normale che si allena sulle trazioni di forza, cioè per forza di cose rende molto di più, ok, perché ha un movimento controllato.
il controllo, ragazzi, è la base di tutto, la serietà nello sport. Quindi andare a mirare tutti i parametri che comprendono un movimento, va bene? Anche su il muscle up o quant'altro. Cioè, ma non si può approcciare un muscle up, butterfly, quello che è. Ma io veramente, io facevo il corso in una palestra di CrossFit, facevo il corso, e arrivavano allievi che mi dicevano che avevano il muscle up, però non avevano le trazioni libere. Cioè, come è possibile? Avevano il muscle up ovviamente del CrossFit, ma un movimento di quella portata lì, ok? Cioè, al di là del fatto che non è un muscle up, salite sopra la sbarra, ok? In maniera totalmente disarticolata e scorretta, perché poi, finché la tecnica regge, ok, ma intervengono, dato che non avete gli stabilizzatori, non avete nulla proprio, non avete costruito nulla. Cioè, ti pare normale? Così a vuoto. Non hanno gli stabilizzatori. La niente. Prima volta che entrano in palestra fanno i muscle up. Nelle palestre di CrossFit, boh, non lo so se quelle dove ho lavorato io o quant'altro. Magari ma sono proprio i coach a dirgli la prima volta che arrivano, dai, fai i muscle up. Sì, sì, no, ma è così. È così perché insegnano già i muscle up. Non si spiega la cosa. Iniziano a far fare robe di questo diviso, no, insegnargli, e ci sta a iniziargli a segnare la tecnica dell'oscillazione, così, non lo so. Lo swing. Sì, perché poi devo fare la trazione, così. Ma bisognerebbe avere come base, sempre, un po' come avevo fatto l'esempio ieri, come se uno che vuole fare weightlifting non fa powerlifting. Sì. No, cioè, non alleno mai lo squat, non lo alleno mai, però faccio i movimenti base. Faccio dallo squat, arrivo su così. Alleno solo quello. Cioè, ragazzi, capite che non quadra la cosa. Un vero atleta che pratica weightlifting, che quindi deve fare un'alzata di questo tipo, non so quali, perdonatemi l'ignoranza, non me ne intendo di weightlifting. Ma lo snatch. Lo snatch si chiama, dallo squat a... Boh, non lo so neanche io, però ci sono snatch. Lo snatch. Correggeteci, ragazzi, scusate. Prima o poi però voglio apprendere questa nobile. Tra l'altro, nella nostra palestra vogliono organizzare un corso, però non so se lo farò. Corso di weightlifting. Ma della tua, quella di Torino? O... Sì, viene proprio un coach esterno. Insegnarlo. Comunque sia, cioè, uno non allena mai gli squat, però va ad allenare solamente questo. Cioè, che è un movimento nettamente più difficile, più tecnico. Cambia solamente la componente tecnica. Un vero atleta di questa disciplina qua allenerebbe singolarmente lo squat, allenerebbe singolarmente magari il military, tutta la fase che ne comprenderebbe, un po' come un atleta serio che pratica street lifting non va ad allenare solo la trazione, così, cioè non va a fare solo questo, ma va ad allenare lo sblocco, quindi le scapole bene attive, va ad allenare solamente la chiusura, quindi queste cose qua, va ad allenare tutta la fase che ne comprende. Questa si chiama serietà atletica. Questo vuol dire serietà atletica. O anche il muscle up, si allenano magari le trazioni con l'oscillazione e lo swing del muscle up con l'esplosività senza andare in muscle up, o solamente la transizione, gli anelli. Sì, è molto più colorito. Più vario. Così. Però voi lo capisco che, passando la maggior parte del tempo sul divano a casa, non avendo voglia di fare nulla, andate in palestra, nei corsi che durano un'ora e mezza l'uno, per 3 volte a settimana, il vostro coach deve in qualche modo farvi contenti, farvi giocare, così, e quindi giustamente vi fa... Fa fare subito i muscle up. Facciamo vedere che capelli gonfi che ha Franco. Allora, facciamo un attimino un posing, no? Posing? Io direi... Una foto? Sono appannato, Franco. Ancora? Eh? No. Dobbiamo fare, dai, Franco, un settino di muscle up, di muscle up. Muscle up. I muscle up. Voglio fare vedere le gambe, però. Sono in mutande. Togli tutto. Vai, inquadra, inquadra. Come sono? Bianche. Sì, ma ci stanno? Sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora... Schiena. Un attimino di pazienza, ragazzi. Schiena. Sempre in pumping. Dovete sempre essere carichi ed in pumping. Quindi voi, da così, oscillate e andate su, ok? Su qui è un muscle up. E sto qui. Imparatelo così e poi andate a farlo strict e tutto per non faticare. Come volete. Proprio il CrossFit è per chi non vuole faticare. No, scherzo. Ci sono gli atleti forti di CrossFit e bravi. Ma io non ne ho ancora conosciuti. Sono pochi, magari. No, non ne ho ancora proprio conosciuti. Cioè, minchia ste ragnatele. Non li conosco io. Angelo. Ah, beh. È stato un atleta serio di CrossFit. Sì. Lui. Ma adesso sta tornando, vedo che le storie sta iniziando a fare qualcosa. C'è un mio amico, che comunque sia, lo conosco, lui è sempre stato serio, lui fortissimo, cioè forte, diciamo. Non abile nelle zavorrate, trazioni così, ma perlomeno aveva trazioni libere, tutto, ed era forte, abile nel suo sport. Esistono, dovete
se volete ovviamente praticare sport, ma per queste persone qua dubito. Magari dicono voglio fare sport. CrossFit solo per dire faccio CrossFit. Sì, ma perché va di moda. CrossFit, wait. Cioè, hai capito che poi quando escono con gli amici così, cioè, lo si vantano. Con la sacchetta, che poi come cambia. Quelli di CrossFit, secondo me, sono quelli che mandano avanti le aziende dei vestiari d'allenamento, perché hanno tutto loro i gadget tecnici, sono vestiti tutti tecnici. Reebok. Reebok, sempre Reebok. Sabrina si è comprata le scarpe della Reebok. Cioè. Ma non per sempre in tuta Reebok. Sì, sempre tutte, i pantaloncini, fasce, ginocchiere, che poi non fate un cazzo. Cioè, perché sono sempre infortunati. Sembra che si allenano pesante. Invece, e perché stanno più sul divano che in palestra. Ma perché, perché sono sempre infortunati e non si allenano e non hanno troppe prestazioni? Perché fanno proprio queste cose qua, chippate senza avere una base di forza sotto che sorregge. Scusa il motivo, ragazzi. Non ci va molto. A capire. Per costruire una casa bisogna partire dal fondo. Cioè, nel senso. Dalle fondamenta. Bravo Franco. Vedi che Franco ogni tanto le tira fuori. Le cose intelligenti. Dalle fondamenta bisogna partire. Niente, direi che questa biologia di video sul CrossFit sia conclusa. Ovviamente tornerò a parlarne il CrossFit, anche se non lo pratico, però mi piace parlarne. Mi piace parlare del cross, mi piace CrossFit. Però. Poi magari lo farò CrossFit, inizierò a fare CrossFit, inizierò ad allenare quelle cose come complementari, mollusco. Come fai tu col calisthenics, sì. Inizio. No, beh, ci sta. Cazzo, mi piacerebbe. Adesso ti stai facendo anche un po' il power, quindi. Sì. No, però a me piacciono gli sport di forza, il CrossFit con la forza proprio non c'entra niente. Cioè, non giusto per farlo al posto del cardio potresti fare quello CrossFit. Ma no, mi è venuto in mente, non pigliavano per il culo il CrossFit, che poi passa il messaggio lo sport sono tutti belli fatti bene ovviamente. Fanno anche le cose di weightlifting quelli del CrossFit, o sbaglio? Sì, sentito? Fanno anche lo snatch o qualcosa. Però, cioè, senza avere tecnicamente non allenano mai neanche lo squat, cioè, hai capito? Quelli seri sì, ma la maggior parte no. Siamo sempre a quel punto lì. Okay. Franco, cos'hai da dire? Sei d'accordo? Siamo d'accordo. È tutto d'accordo, perfetto. Ciao, saluto. Perfetto.